Sono Riccardo Maestrelli, rappresento un gruppo di aziende che fa gestione in Toscana, il gruppo Novarmatic, e do lavoro a circa 80 persone, quindi una realtà strutturata. Che ci sia attenzione da parte dei media sul nostro settore è normale, è corretto anche, è stimolante, perché visto l'impatto che comunque sul sociale ha questo settore è doveroso. Quello che mi fa dispiacere è che si faccia di tutta l'erba un fascio e che non si riesca a distinguere fra tipi diversi di aziende e tipi diversi di attività. E per uno come me, guardo anche Mario Negro e tutti gli altri gestori che sono qui presenti, che del rispetto delle regole e della legge non ha fatto un modo di fare business, un modo di vivere e di trasmetterlo anche ai nostri figli, fa veramente male sentirsi accomunare a mafiosi, perché questo avviene. Io faccio impresa, come dicevo prima, do lavoro a 80 persone, non sono un mafioso, è dimostrabile, quindi dà veramente fastidio. La cosa che mi fa preoccupare, e mi riallaccio un attimino anche al discorso della innovazione tecnologica di cui parlava l'onorevole Binetti prima, che richiede grossi investimenti sia dal punto di vista commerciale, perché il prodotto va rinnovato e perché il prodotto va tenuto sempre aggiornato, ma anche sulla tecnologia. Gli investimenti si fanno solamente attraverso il credito, non esistono aziende che vanno in autofinanziamento. La malavita la si favorisce anche andando a stringere i cordoni della borsa delle banche, mettendo a volte in mano alla malavita aziende sane. Quindi il lavoro è ampio e, come dire, vede coinvolti tutti gli apparati anche dello Stato e della società civile. La nostra giornata è semplice perché iniziamo molto presto, iniziando a verificare che tutti gli apparecchi siano regolarmente collegati, perché ci arrivano i report di mancata visibilità, e quindi andiamo a indirizzare le nostre risorse affinché ogni apparecchio venga reso visibile. Quindi noi svolgiamo in realtà un lavoro di un servizio pubblico, che è quello di andare a far certificare agli apparecchi attraverso la connessione con la rete telematica i contatori, e quindi quanto dobbiamo pagare di tasse. E, con riferimento a quello che diceva Massimiliano prima, rispetto anche al Unicredit, io l'ho vissuto in prima persona. Io con Unicredit non riesco a lavorare, non riesco a aprire un conto corrente, non mi fanno nessun tipo di operazione, non mi prendono i contanti. Che ci devo fare? Devo tracciare, però non posso versare i contanti. Quindi questo è un punto veramente dolente e molto importante, dove penso e credo che anche la politica debba intervenire e possa aiutare le aziende a reperire le giuste risorse. Per quanto riguarda la trasparenza, io credo che aziende di questo tipo, del tipo che io rappresento, siano più che contente e disponibili nell'aprire le porte e e mostrare agli altri quello che c'è dentro, e le persone che ci lavorano, la voglia di fare, hanno la voglia di far bene. Spesso è mancata la sponda politica, spesso è mancata la volontà di dare voce e di fornire appunto una sponda a queste aziende. L'associazione ci sta mettendo del suo, però è necessario che in momenti di confronto come questo siano sempre più frequenti e diffusi anche a livello territoriale. E andando a restringere fortemente o a limitare fortemente la diffusione delle news slot, perché di questo si sta parlando, sul territorio, non risolveremo il problema del gioco, daremo spazio alle macchine illegali, che è sempre stato così. Sono d'accordo nel ridisegnare la collocazione di queste macchine e anche a ripensare al numero di macchine che dovremo o potremo installare in futuro, ma non sono stati gli operatori del new slot a voler aumentare il numero delle macchine fuori. Non sono stati gli operatori del new slot che hanno voluto aumentare il numero delle macchine. Sono stati altri interessi che, in base a calcoli percentuali, avevano esigenze di aumentare quote di mercato o avere più diritti di un certo tipo. Non siamo stati noi operatori a chiedere l'aumento delle macchine installate.
anzi siamo stati fra i primi a vedere che quel aumento di macchine era un inutile dispendio di risorse, perché il numero massimo di macchine installabili lo fa il lavoro della macchina, non lo fa il metro quadro. Ma per me è diventata un'esigenza inevitabile quella di andare a saturare ogni punto vendita con un numero massimo di apparecchi affinché la concorrenza non entrasse in quel punto vendita. Quindi andare a aumentare il numero massimo delle macchine è stato un grosso danno per noi operatori. Quindi andare a ripensare la collocazione tenendo conto dei luoghi sensibili, tutto quello che si vuole, noi siamo in prima fila perché ci conviene farlo, oltre che a sposare la linea e l'idea dal punto di vista etico e anche sociale, ci conviene farlo. Concludo dicendo che questi giorni sono stati abbastanza pressanti dal punto di vista mediatico, tasse, minacce e cose varie. Un punto importante, che la politica non ci faccia fare attraverso le regole tecniche per le nuove macchine che AMS ci darà, un investimento che non ci permetterà di ripagare, perché se andremo verso una nuova tipologia di macchina che dovrà per forza offrire più sicurezza, lo si faccia quando sia già stabilito il nuovo numero massimo di macchine e quando il credito avrà una maggiore attenzione per le aziende. Perché sennò si rischia di andare a favorire grossi gruppi e far morire realtà anche storiche importanti di questo settore. Noi siamo i primi a essere contenti di aumentare la sicurezza dei nostri prodotti, i primi a voler crescere anche professionalmente e tecnologicamente, ma dovete metterci in condizione di farlo. Uno, con il credito; due, prima di farci comprare 400.000 macchine, di dirci quante ne possiamo mettere fuori. Perché se no noi non ci stiamo.